Eccoci, siamo alla cascina Femegro, Zibido San Giacomo, provincia di Milano, la grande campagna del Parco Sud. Francesca, buongiorno Francesca, Buongiorno è una delle due sorelle, perché poi c'è tua sorella a voi. Chiara, Chiara e la mamma Valeria, Valeria con la zia. Ecco, Vittoria e cugini Francesco e Nicola. quindi davvero una famiglia che ha portato avanti fino agli anni 60, quando il nonno Francesco venne a scoprire questa cascina, perché venne via da un'altra cascina, che era la cascina Cantalupa, alle porte Cantalupa, di alle Milano. porte di Milano, che è stata, insomma, sacrificata perché arrivava l'autostrada. E quindi il progresso degli anni 60 però ha portato a questa meraviglia. Sì. Allora, da quando siete qui, cosa fate? Sì, siamo qui dagli anni 60 e abbiamo ereditato dal nonno la passione per l'agricoltura che abbiamo reso negli ultimi anni un'attività multifunzionale, perché all'agricoltura tradizionale di allevamento delle vacche da latte piuttosto che coltivazione dei campi con riso e mais, abbiamo anche introdotto attività innovative come la fattoria didattica o la vendita diretta di prodotti. Questo è il nostro E qui siamo nel punto. punto vendita dei prodotti. Questo è il loro riso, questo è il Carnaroli, poi fanno anche l'Arborio e Sì, il il Vialone Vialone Nano. Nano. E poi venite, vieni Francesca, che facciamo vedere questo luogo. Ci sono i salumi di loro produzione. Ovviamente il consumatore deve essere informato, quindi scegli prodotti 100% latte italiano. E questa è l'informazione corretta, perché magari uno pensa che così nella cascina, invece no, c'è un caseificio che hanno al piano di sopra, fantastico, pulitissimo. Chi è che è venuto a trovarvi al caseificio? Gualtiero Marchesi, abbiamo avuto l'onore di averlo nostro ospite durante la filatura dei formaggi freschi. Con un endorsement così, come si dice, non si può. E cosa producete come Sì, come latticini? fresco produciamo mozzarella, burrata, stracciatella, poi la ricotta che possiamo vedere qui, Eccoci, vieni, Ricky. piuttosto che Ecco qua. scamorze, Vedi. le scamorze, il Scamorze. caciocavallo, che possiamo vedere confezionato anche sotto vuoto, oppure le mozzarelle, le burrate, i nostri yogurt, piuttosto che le caciotte, che sono l'ultima novità Guardate che arrivata, meraviglia qua. caciotta alle noci, piuttosto che al Morbidezza del formaggio pistacchio, magnifica. peperoncino, pepe Ecco. Sembra strano, ma mozzarella burrata e stracciatella prodotte a Zibido San Giacomo, provincia di Milano. Uno dice: ma no, mozzarella è in realtà il Casaro, però È Pino originale è del sud. del sud, quindi la mano è quella giusta. E poi le confetture, le marmellate, sempre di produzione artigianale. Guardate qua che bella. Queste di mele, ad Sì, esempio, esatto, la frutta è 75 è vostra, no? nostra frutta che arriva dal nostro frutteto e lavoriamo a 75% di frutta. Abbiamo una piccola aggiunta di zucchero, non aggiungiamo né conservanti né addensanti, proprio naturale. Bello. Chiudiamo, andate un attimo fuori, perché io voglio farvi vedere il colpo d'occhio di questo luogo bellissimo. Vieni Riccardo. Eccolo qui. Guardate che meraviglia. Quelle sono le mucche frisone da cui viene il latte. E poi mi dicevi, Francesca, che la vostra particolarità è di aver introdotto per primi la mungitura Automatica. automatica. Sì, siamo stati i primi in Italia a installare questa macchina che arriva dall'Olanda, che è una macchina completamente automatizzata. Le mucche da sole sono libere di poter passare all'interno di questa macchina per produrre il latte. Quindi stanno anche meglio Sì, nella stalla, no? assolutamente, Perché sì. la mucca, quando viene munta, si alleggerisce Dal peso del dal peso latte, del quindi ha latte. aumentato il benessere degli animali. Poi, grande cura del luogo, guardate che bello, grande ristrutturazione. Insomma, non ci resta che darci appuntamento a un giovedì, quando viene prodotta la La mozzarella. mozzarella. Quindi torneremo a vedere la produzione. Per intanto io ve lo suggerisco, venite qua a Zibido San Giacomo, cascina Femegro. Femegro, e si trova anche sul satellitare, non è un problema, e vi godete quella meraviglia che avete visto prima. Alla prossima. Vi aspettiamo.